il terreno, questo è il punto di fondo. Noi siamo agricoltori sul terreno. Oggi esistono anche tecnologie di coltivazione fuori del terreno, ma a noi ci piace essere attaccati alla terra. E il terreno quindi ci condiziona anche. Il terreno migliore, per così dire, da un terreno peggiore fa più produzione. Però comunque sia, il terreno va rispettato e conosciuto per quello che è. È inutile immaginarsi una realtà diversa. Questo è anche il bello dell'agricoltura. Nessuna possibilità di delocalizzazione. Noi siamo localizzati qua. Il terreno si è nel tempo classificato a seconda del contenuto di tre componenti fondamentali, che sono il limo, l'argilla e la sabbia. La loro granulosità, la dimensione dei loro granuli determina praticamente come è fatto il nostro terreno. La sabbia è un granulo grande, il limo è un granulo medio, l'argilla è un granulo piccolissimo e generano, nella tradizione del comune parlare, sul terreno degli effetti opposti. Il terreno sciolto o leggero è quello fatto dai granuli più grossi, quindi che ha più sabbia. Il terreno invece pesante, come spesso è il nostro terreno, ha più argilla, ha più granuli fini. L'argilla si incolla di più. Immaginatevi che con l'argilla ci si fanno anche le tazzine di ceramica, i piatti. Quindi è un componente che lega molto. Mentre con la sabbia, a fatica, sulla spiaggia si riescono a fare i pirulini, ma è un lavorone, perché la sabbia non sta insieme. Quindi a seconda di quanto di uno o dell'altro, di questi tre componenti che formano un triangolo immaginario che ha definito da sempre la tessitura del terreno, abbiamo il terreno. Eccoci di fronte al nostro, uno dei terreni migliori che abbiamo noi, una tessitura molto sciolta, riesco quasi a farlo diventare polvere, vedete come si scioglie, pur essendoci un certo grado di umidità. Se fosse argilla non farebbe questo. In altra parte dell'azienda invece vedete che tipo di terreno abbiamo, questa è la gran parte, un terreno molto argilloso, limo argilloso, sentite come appiccica, come è collegato, vedete quanto è difficile questo prepararlo per raccogliere un seme, immaginatevi, sembrano sassi, invece è terra. Bene, cosa succede? Il terreno è il nostro luogo fertile, per così dire, dove produciamo, dove facciamo nascere il seme. Negli anni è stata forse una delle tecniche più antiche, la prima tecnica dell'agricoltura è stata quella di muovere questo terreno. Con che cosa? Con la pala, anzi scusate, con la vanga, non con la pala, la vanga è quella angolata che può entrare dentro il terreno, con la forza dell'uomo, cioè per muovere il terreno ci vuole energia. È stato il motivo per cui le popolazioni sono state nomade all'inizio, perché era più facile andare a raccogliere dove c'era il prodotto già nato da sé. L'agricoltore usa energia, all'inizio l'energia umana, della vanga, poi gli animali, il traino con i cavalli, il traino con i buoi e finalmente arrivano i primi trattori e poi oggi questi trattori meravigliosi che vedete alle mie spalle. È stata l'esperienza a dire, non certamente lo studio, che muovendo la terra le cose venivano meglio, i semi nascevano meglio, le piante venivano, producevano di più, durante l'inverno si allagava meno il terreno, oppure d'estate non si asciugava troppo, eccetera, eccetera. Quindi è stata esperienza su esperienza che ci ha portato a dire, prima cerchiamo di lavorare più fondo, qui in Maremma, soltanto con l'arrivo dei cingolati, un po' le vecchie Fiat, cingolate un po' più consistente, siamo riusciti a fare una aratura più profonda e quindi a dare più aria e allo stesso tempo drenaggio al terreno e avere le produzioni. Ma oggi la pensiamo diversa, oggi stiamo tornando indietro dalle lavorazioni profonde, stiamo tornando invece a delle lavorazioni con combinate, questo è un attrezzo combinato, questo che vedete lavorare qui, dove si alterna un passaggio con una lavorazione fonda che non rovescia il terreno, quindi non si va a rovesciare il terreno morto, diciamo quello che è troppo sottoterra, 30, 40, 50 centimetri, si va a rovesciare solo i primi 15-20 centimetri, però si va a spaccare il sotto, lasciando quindi la possibilità massima di drenaggio al terreno in caso di piogge invernali e anche la facilità per l'apparato radicale delle piante di andare giù. Ma in questo rovesciamento della prima parte del terreno, in realtà avvengono molte altre cose meravigliose. Guardate le garzette, oggi ci sono le garzette dietro al trattore, quegli uccelli bianchi che assomigliano a dei piccoli aironi bianchi, e quando c'è cattivo tempo al mare ci sono i gabbiani, quindi questo è per noi anche un segnale che siamo in giornate di alta pressione, di bel tempo. Ecco, vedete, il Maremma si sta a maniche corte al 6 di novembre, vi immaginate voi la meraviglia del nostro posto. Bene. Le garzette indicano a noi che c'è qualcosa da mangiare. E cos'è che mangiano? Sì, anche qualche fogliolina, ma soprattutto mangiano baccherozzoli.
i lombrichi e piccoli altri animalini. E questa vitalità avviene del terreno, che dimostra che lì, che questo è un terreno vivo. Ricordiamoci che noi usiamo molto apporto di letame o di cestato, che noi chiamiamo liquicompost, per migliorare proprio il terreno. E noi abbiamo un terreno dopo 30, 40, 50 anni, 100 di coltivazione, abbiamo un terreno migliore di come era, perché con un ciclo biologico chiuso, con la zootecnia eccetera eccetera, si va a migliorare questo terreno. Dunque, lo scopo di lavorare il terreno, lavorare è un termine generico, ma in campagna quando si dice lavorare si intende proprio l'aratura, cioè un sinonimismo. Quando lo scopo di lavorare la terra è dunque di portare aria nella terra, di smembrare la consistenza, quindi rendendola molto friabile, in modo che poi possiamo affinare l'ultima parte per accogliere bene il seme, e di creare una situazione di drenaggio profondo in modo da accogliere le acque invernali senza disperderle, ma senza affogare le piante. Le piante non amano l'acqua presente intorno, salvo alcune eccezioni che conosciamo, tipo il riso. Bene, il primo, passati dalla vanga a mano, la vanga è diventato il primo aratro tirato da cosa? Dagli animali, ovviamente, dagli asini nel Marocco, dai cavalli in Irlanda e ovunque, dai buoi o anche dalle vacche da tiro, e successivamente dalle mezzi motorizzati con introduzione. Addirittura i primi aratri avevano il motore fermo in cima a un angolo del campo e poi un cavo d'acciaio che girava attorno con la forza di una puleggia enorme tirata dalla macchina a vapore all'angolo del campo. Questa corda d'acciaio tirava l'arato da una parte, poi c'era tutto un macchinismo per rovesciarlo e tirarlo dall'altra. Un lavoro impressionante rispetto alla facilità dell'oggi. Fatta questa lavorazione grossa, grossolana, questa aratura, si passa alle affinature attraverso degli attrezzi che si chiamano erpici, che possono essere a dischi, con dei dischi che ruotano, e qui Maremma da sempre si chiamano Morgani, ma credo solo qui nel mondo dall'inventore Morgan americano, e altrimenti si chiama erpice a dischi, e oppure erpice a denti, a molle, a mille altre diavolerie per affinare questo terreno. Oggigiorno noi abbiamo lasciato l'aratura fonda, la facciamo solo in situazione alcune zone dell'azienda dove richiede, perché il terreno è molto pesante eccetera, e siamo passati ormai da 2 anni a questo attrezzo che vedete, che è un combinato, quindi è fatto da un attrezzo davanti che tende a tagliare la cote carbosa, quindi in presenza anche di uno strato vegetale importante della cultura precedente o di un ricaccio o di infestanti, quello che è, e comincia e smuove tutto e mette sotto, perché la cote carbosa, se non la tagli, dopo ferma l'attrezzo dietro, bura, si dice, burare, quando l'attrezzo trascina tutta l'erba e non riesce a sfoltire la terra. Quindi questo attrezzo davanti, montato sui bracci del sollevatore anteriore, ha questo scopo di rompere la cote carbosa. Successivamente, il primo attrezzo vicino alle ruote, dove c'è la massima capacità di sforzo sul terreno dell'energia del trattore, ci sono le ancore profonde. Sono ancore verticali, però leggermente lozzangate, leggermente piegate, e con delle alette sotto che tendono a far esplodere il terreno verso l'alto, quindi con un'azione di trazione verso antiforza di gravità, che è quella che mi permette di avere veramente il massimo dell'arieggiamento sottoterra. E poi successivamente una serie di dischi che mi lasciano, vedete, il terreno in maniera quasi pronta, basta l'ultimo passaggio con un erpico rotante e si va a semina. Tutti gli anni, perché l'agricoltura è così, tutti gli anni le solite cose, ma tutti gli anni è un po' diverso, ma tutti gli anni apportiamo letame o liquicompost al terreno prima della lavorazione, in modo che questo materiale organico fertile da morire, che apporta anche l'azoto che ci vuole, ma una valanga di altre componenti minerali e biologici, attenzione, ecco perché i nostri terreni sono vitali, questo materiale si introduce nei primi 10 cm, cerchiamo di non fare appunto proprio per questo lavorazione fonda, perché andrebbe parte del terreno che non ci serve, nei primi centimetri va a preparare, a migliorare il terreno, a preparare il terreno. Ed ecco perché questa ricchezza biologica ci permette anche di avere delle belle culture con quasi zero apporto chimico. Anche questa è una cosa che nel tempo, anche grazie al biogas, non solo alla zootecnia, stiamo riuscendo ad arrivare a un ciclo senza chimica.